for playing! Con Dr. Game! Tutti! Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e dal buon Maolo, ancora qui per questa settimana con una nuova puntata di Thank You for Playing. Con grazie Dr. Game per aver giocato. Bene, perché questo aspetto languido? Forse perché mi stai introducendo al gioco che andremo per vedere. Io non ti introduco niente. Credo proprio di sì, caro mio. E allora dunque andiamo a iniziare. Questa volta andremo a vedere un classico della nostra solita maledetta Kaneko, che li fa tutti lei sti giochi, che ci ha praticamente cambiato la vita, ci ha fatto capire delle cose. Tra l'altro anche stavolta una scopiazzatura da Madonna, un altro, ma ho capito Kaneko, ma fanne un originale. Porca uno. Miseria. E lo stiamo vedendo adesso, state vedendo un table score, uno score play down. Ma noi mettiamo le monetine. E finalmente tette! Eccoci! Girls Panic del 1990, appunto ad opera di Kaneko, tratto dal... Chi era? Mostre brotta! Cos'è successo? Tratto da un altro gioco molto più famoso degli anni 80, ovviamente Quix, che funzionava esattamente allo stesso modo. Loro cosa hanno fatto? Hanno preso la formula, l'hanno scopiazzata e ci hanno infilato sotto delle tette. Esatto! Che è la cosa che alla gente piace di più. E almeno piacciono anche alle donne, almeno comunque. A chi giocava, sì certo, infatti le tette piacciono a tutti, a chi giocava a questo genere di gioco. In che cosa consiste? Semplicemente noi eravamo questo cursorino, questo piccolo diamantino che si muoveva su questa plancia tracciando un percorso. Bisognava chiudere questo percorso, quindi tracciare come in questo momento state vedendo un percorso chiuso, in modo tale da cancellare quella parte di percorso ricoperta e mostrare lo sfondo. In questo caso ovviamente lo sfondo aveva le sembianze di una donnina. Sempre, ovviamente, stando attenti alle varie peripezie e minacce che potevano essere, come in questo caso potete vedere bene, rappresentate da animali vari. Chiudilo quello, chiudilo. Aspetta un attimo. Animali vari, mostriciattoli, robe. Perché non te lo potevi tagliare? Lo so. Bisognava fare, tra l'altro, almeno l'80% della esatto, figura. Esatto. Che se riusciamo a, tra l'altro, richiudere in un tracciato, possiamo battere anche. Se per esempio andassi lassù e chiudessi quel ragno, lo so, in quel modo, ma io volevo che il ragno si rimpicciolisse. Lo ammazzeresti. Sto giocando malissimo. Se ovviamente gli nemici ci vanno a toccare, perdiamo. Quindi bisogna stare attenti quando andiamo a tracciare. E bisogna fare punti piccolissimi, perché sennò lui ti toglie meno, esatto, meno, esatto. Vedi che è un bass. Ma taglia tutta quanta e fai fuori tutta la parte su. Sì, ma vai non... adesso. Sì. Sei contento? Oh, hai visto? Oh. Ovviamente più round andiamo a vincere giocando in questo modo, più la donnina sotto si mostrerà sempre più in desabillé, per dire in modo. Difatti noi allora lui ha gli occhiali per un motivo, io non li ho ancora messi e... Io ho giocato tantissimo a questo gioco, sì, anche in sì, sala sì. E c'erano dei veri eroi comunque in sala che facevano. Vedi, porca miseria. Bravo, mi sei piaciuto molto. Dai, potresti chiuderlo in un angolo. È quello che sto cercando di fare, ma continua a spararmi ragnatele. Ovviamente se toccano il nostro diamantino, ma toccano anche il tracciato che stiamo portando avanti, ci colpiscono. Porcaccia la miseria. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Poi in questo caso con la ragnatela tu sei anche rallentato. Sì, mannaggia la miseria. Dai, togliti da lì, ragno. Quix funzionava esattamente allo stesso modo, ovviamente era meno spinto. Guarda che porca la miseria. Stiamo vedendo la classica studentessa giapponese. Porca che miseria, si siede, che fastidio. Si siede sulla cattedra in modo molto comodo. Io l'ho scelta apposta perché conosco benissimo questo gioco. E che di sicuro ci... Ma guarda che... Dai, ma non puoi darmi... Hurra! Un meno uno così, ecco. E adesso si è trasformato in un ninja. E me l'ha dato completo. Vedi che questo gioco è un bastardo. Ecco, non possiamo più vedere niente. I ninja nudi non sono. No, belli. Adesso te la devi rifare da capo. Esatto. E porca la miseria. Se tu riuscissi a chiudere il ragno a prescindere. Ma ti pare che non lo sto facendo? È quello che sto cercando di fare da un'ora. Togli pezzi enormi. Ma dammi una... No, più... Allora, se togli pezzi enormi, ti toglie... ti dà meno 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tu devi cercare di fare pezzi piccoli. Guarda, adesso mi toglie uno. Mannaggia la miseria. Vedi che mi toglie uno.
Io devo cercare di fare pezzi piccoli entro un certo tot. Adesso chiudilo e sei a posto. Chiudilo, sei a posto, un paio di palle. Guarda che bastardo. C'è anche l'alieno, è arrivato l'UFO. Eh sì, quello ti serve per... È andato via. Addio all'UFO. Dai. Non togliermi ancora un uno. Qui siamo tutti in attesa, in trepida attesa di... Te! Per dire, di vedere la donnina nuda. YouTube, mi raccomando, sì Clemente. Sì Clemente, ma Stella probabilmente. Adesso next round. È possibile prima vedere, sì, c'è il bonus, ovviamente ci sono le parti con la slot machine. Bonus è level up! Vai. E vai, più 4. Tra l'altro, se arrivavate alla vittoria senza completare quello che dovevate fare, vi dava comunque il bonus. Questo è di un odio, ma di un odio sto coso. Mamma mia, odiavo più questo che il ragno. Ecco, vedi, mannaggia la che miseria. Veloce, eh. È un cattivello. Tra l'altro questa serie è molto 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 apprezzata in Giappone. Si sa perché. Anche da noi si è vista molto spesso. E tant'è che ne hanno fatte tantissime versioni. Sì, versioni sia spintissime. Seguiti proprio diretti. Infatti Gas Panic, questo qui è il primo. Poi è arrivato il quinto forse, può essere. Ne hanno fatti talmente tanti. Ma anche cloni. Ci sono tantissimi cloni di questo gioco. Che a sua volta era un clone. Cioè proprio un clone di un clone di un clone. E... che riprendono la stessa formula, però mettendo sotto delle immagini un pochino diverse. Sì, c'è una versione, si chiama New Fantasia 2000, che credo fosse fatta da italiani, però qui lo dico e qui lo nego, nel senso che non mi ricordo, che era veramente una cosa porno in una maniera indecorosa, difatti era bellissimo, e la trovavate sempre nelle peggiori sale giochi con i peggio drogati. I peggiori bar di Caracas. E io c'ero sempre, come mai c'ero sempre? Tanto fosse l'ultima cosa che faccio. Aia. Vai, aspetta, vai, vai, aspetta, vai, vai, vai. Stai tranquillo. Come potete vedere, la ragazzina sotto ha perso qualche bottone, è saltato. Yeah. Chissà perché forse ha mangiato un po' troppo, è saltato il bottoncino. La gonna, non si sa. Ci sono gli uomini nudi che vanno a giocare con la slot machine. Oh, mi ha dato il tempo, perché c'è anche il tempo. Casomai questo gioco non fosse abbastanza bastardo, avete anche un determinato tempo per completare la cosa. E adesso qui e siamo. E adesso sono chezzi, come sono si dice. Sono chezzi. Vediamo il terzo round completato, spero, così possiamo farci bannare il video. Sì, direttamente, per nudità e oscenità varie. Come nella nostra intenzione. Ma noi puntiamo su questo, eh. Tempo. Sì. Bravo. Chissà se altri su YouTube hanno giocato Gas Panic, forse no. Forse sì, vabbè, ma ne ho fatti 6, me ne ha tolti 6. Perché c'era un motivo. Metterò delle stelline sui punti. Ma non puoi darmi meno uno perché ho fatto quello, dai. Ma no, vabbè, però dici che lo devo censurare. Ma no, io voglio vedere le tette. Finalmente ci sono le tette nel tuo canale. Perché, scusa. È possibile vedere delle tette in questo canale? Esatto, è possibile vedere delle tette in questo canale? Dici che lo devo censurare? Ma boia Faust. Allora, ma non meno uno, ma porca. Guarda che sei in lo so, critica, lo so, ne sono vai. Buttati. Aspetta che devo capire dove appare. Chiudi. L'amico Fritz. Dove caspita sei? Guarda dov'era. Devo aspettare che il triangolo no, non l'avevo considerato. Vai! Guardalo! Ah! Tette! Non so qui effettivamente cosa vi metterò sui capelli. Eccola la versione. Qui ve la censuro, ragazzi, mi dispiace. La versione fotografica, perché dobbiamo appunto ricordare che dopo il terzo round tolgono la ragazza ridisegnata e ti fanno vedere l'immagine. Finalmente c'è della ciccia. Della ciccia, Yuki. Yuki, meno Yuki. Completa il mio circolo per la mia silhouette. Che poi dice... dice, please be gentle. Sì, ovviamente, sì. Come tutte... Come gli hentai giapponesi ci hanno insegnato. Quante cose ci hanno insegnato i giapponesi? Ci hanno insegnato che se ci sono dei tentacoli sicuramente finisce in modo molto sì, divertente. Sì, finisce male. O bene, dipende dalle esatto. Versioni. Tante, tante belle cose. Aspetta. Questo è chiaramente uno di quei giochi... Da... Ah!
anni e anni di pratica con queste infatti, mani. Infatti, ricordami di non darti la mai la mano. Ma la mano, una mano lava l'altra. Oddio. Button. Questo break. Gli occhi nudi che ballano. Hey, che non si è mai capito se sono tipo dei peni o dei... Non si capisce, degli alluci sembra. Esatto, o altre cose di forma fallica, di cui non vogliamo sapere. Ecco. Dico che dopo questo canale secondo me mi chiudono... Ma no! Dopo tutto questo video mi chiudono il canale. Ah, figurati, è la cosa più bella che hai fatto finora. Tra l'altro questo potrebbe essere il video più visto della storia comunque, eh? Io dico che c'è del potenziale in questo video. Secondo me dovrei metterlo limitato a questa fascia di utenza. Sto giocando male. Attenzione, adesso mi concentro, perché... Ma... Questa è la smania... Chiamiamola smania. Di vedere cose proibite che ti fa giocare male. Era l'ora di vietatissimo, di proibito. Vai, vai, secondo me potevi... L'oroscopone... Super porno show. L'oroscopone. Chiudilo per... Dammi oggi un attimo. Oh, no, adesso. Ho capito. Allora, fammi concentrare. Io voglio giocare come dico io. Ora, ora. Ma no. Devi chiuderlo, Vincere. Ma stai tranquilla. Questo, tra l'altro, in quegli anni era l'unico modo per vedere una donna nuda, perché noi tette non se ne vedeva mai. No. O c'era il Postal Market. Esatto, che era... O c'era Galspagni. Oh, c'hai rotto però, eh. Siamo vecchi, caro. Chiudilo! Ma ho la mia tecnica. Ma perché devi giocare così? Io chiuderei tutto. Lo ammazzo subito, in un istante. Ma che istante? Devo aspettare che vada su. Ma no, chiudilo sotto. Lo vuoi capire? Che poi lui è un bastardo perché mi dà meno uno, meno uno, meno uno, meno uno, meno uno. Vai! Aspetta un secondo. Vai! Dammi te! Ma ammazza che ansia giocare con te. Alleluia! Vedo... Vedo e non vedo, ma in questo caso si vede. Ma tra l'altro ci siamo cambiati d'abito o sbaglio? Ma va? Dici che sarà passata più di una settimana? Potrebbe allora essere passata più di una settimana. Ma è che come passa il tempo quando ci si diverte. Esatto. Ecco, fammi vedere. Vediamola. Vediamola almeno. Ma aspetta, uno scorreggio. Il level down ci fa. Dobbiamo rifarla. No, no, no. Praticamente mi ha tolto due robe là. Ah, ok, ok. Cioè, tra l'altro, per capire quanto è cattivo il gioco, qua si parte già con i nemici in quantità industriale. Dai, avanti, spogliami qui, Mizuki. Chi? Ah, pensavo. Adesso spogliami come sai fare. No, spogliati come sai fare tu. E poi chiudiamo, dai, così evitiamo ripercussioni. Ma da non parte scherzare di YouTube. Ti prego, YouTube, non mi chiudere il canale. Ti giuro che limito a 18 anni questo video. No, forse un po'. Aia! Ma smetti di stare lì. Perché ci sono dei Pac-Man lussuriosi? È un discorso lungo e godurioso. Chiudine uno. Madonna. Madonna. Mi vuoi dare tempo? Oh, sto cercando di fare una cosa. Abbi pazienza un attimo, no? È tutta una questione di strategia. Questo gioco, guarda che... Lo so che è tutta una questione di strategia. Dammi i migliori tempo. Oh, ecco. Con i migliori giochi di strategia, i migliori bar di Caracas mai creati nell'universo. Vai, chiudi. Hai visto? Yes! Quasi, 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 quasi. Com'è che non è morto? Perché devo arrivare... C'è una tetta tra la... Oddio! Mi scappa la pipì. Prego, trattieniti. Dammi un attimo, perché adesso bisogna aspettare che sua maestà la pianti. Guarda, tu come fai un pezzettino, lui ti dà almeno uno perché vuole farti perdere a tutti i costi. Poi c'erano i suoni. Ah! Beh, ovvio, il minimo, credo. Ce la stiamo, facciamo, che mi sto annoiando. Dai, eccolo. Aspetta. Eccolo. Mi dai tempo. No, ho sbagliato. No! Sono tornato indietro, lo so. Madonna. No. Aspetta, che devo arrivare. Bene, facciamo notte, ho capito. Ma no, fammi arrivare all'80%. Oh! Dunque, la signorina non male. Oh! Parliamo di quelle mutandine un po' così, le ho anch'io. Così. Eccola! Ma sì, ma che faccia, poverina, sembra che l'hanno... Perché tu guardi la faccia, ma che te frega della faccia, ma scusa. Va bene, okay. Direi che con questa ultra censurata... Ho le mani che sono... Vabbè, no, ci avrei scommesso. Che schifo. Dai. Bene, ci possiamo salutare qui. Forse per l'ultima volta, non sappiamo. Dopo questa credo che il canale è andato. Un saluto a tutti voi cari presenti al vostro altro game. E dal buon Maolo, noi ci vediamo la settimana prossima con un altro, forse, con un altro gioco di sicuro meno pruriginoso di questo, perché non possiamo rischiare. C'è gente molto piccola e molto giovane che guarda questi video e bisogna stare attenti, bisogna essere politically correct. Che ci vuoi fare così? Non è vero, non è vero.
Benissimo, e alla prossima. Alla prossima. Arrivederci, arrivederci. Tante belle cose. Ciao. Ciao. Thank you for playing con Dr. Game.